se voi non ve ne andate, chiamiamo la polizia. Buongiorno Vlog Family e bentornati in questo nuovo video vlog. Esistono i messicani, esistono anche i Ronaldo Gatti. Ragazzi, grandissima battuta questa, grandissima battuta. Tutte ste macchine hanno un po' rotto il cazzo. Oh! Raga, ve lo giuro, questa battuta è peggio di me. Quella è difficile, è difficilissimo. Comunque ragazzi, se volete vedere il vostro commento random nella mia nuova intro, commentate per favore. E già che ci state, mettete like e iscrivetevi. Fanculo. Ragazzi, come potete vedere oggi sono molto sexy. Guarda qua, guarda qua. Sei veramente fallito, Dani. No, io sono serissimo. Ragazzi, sto ancora a Dubrovnik, che sta in Croazia. E quindi questo video sarà editato da Tony. Ho spiegato chi è Tony nell'ultimo video. Un mio amico che mi ha fatto questo favore, che mi edita i video mentre sto in Croazia. Allora, veramente, raga, non ce la faccio più. Queste macchine hanno davvero rotto il cazzo. Fanno troppo rumore, quindi ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, siamo arrivati in un posto più tranquillo. Inquadra quanto è bello sto posto. È disgustoso. Comunque andiamo. Comunque stavo dicendo, questo video sarà sempre editato da Tony. Quindi ragazzi, link in descrizione, andate a vedere il suo canale YouTube. È bravissimo a editare. E ragazzi, mi dispiace un botto perché normalmente edito io tutti i video, però che io sto in Croazia non riesco a editare i video perché io ho il computer fisso, non è il portatile. Io l'ammazzo quella bambina. Raga, ve lo giuro, vloggare in mezzo alla gente è una delle cose più terribili che puoi fare. Guarda, guarda, tutte le persone ti guardano malissimo. Raga, vi adoro e io amo editare i video e amo mettere i video perché è proprio bello far sorridere la gente. Va bene ragazzi, ora che abbiamo finito questo vi devo spiegare che dobbiamo fare oggi. Lo vuoi spiegare te, Ellie, lo spiego io? Spiega te. Allora, lo provo a spiegare in modo decente perché io sono un coglione. Vero. Guarda i giovani. Ragazzi, ho trovato un'isola gonfiabile, bellissima e non vedo l'ora di andarci. Ci andremo io e Ellie e faremo certi video pazzeschi perché c'è un'isola gonfiabile dove puoi fare tutti i salti. Dani, non ce la faccio. C'è una vespa. In Croazia è pieno di vespe e mi dà troppo fastidio. Le vespe? Sei del nord Italia. Le vespe e il vetro. Vabbè, stavo dicendo, abbiamo trovato quest'isola pazzesca e non vedo l'ora di farci un video sopra. E stavo pensando, se questo video arriva a 7000 like, facciamo tutta la notte su un'isola gonfiabile. La mia reazione era disgustosa. Però va bene, ci vediamo là, bello. Ok ragazzi, come potete vedere ci stiamo avvicinando all'isola gonfiabile. Troppo bella, troppo figa. Ok ragazzi, siamo arrivati. Io prima mi faccio un bagno, poi andiamo sull'isola gonfiabile. Ok ragazzi, ho messo il telefono nella copertina impermeabile all'acqua. Non so come si chiama, quindi ho detto sta stronzata. Però eccolo qua, lo vedete. Ora noi dobbiamo andare sott'acqua e dobbiamo arrivare fino a là, vai, va. Ah raga, raga, sento troppo freddo. Mi butto subito. Oh, sto morendo, fa troppo freddo. Oddio, fa troppo freddo. Ok, allora ragazzi, siamo arrivati sull'isola gonfiabile, guardala. Bellissimo. Cioè, fa schifo quanto me. E io direi di fare un montaggio fantastico, quindi facciamolo. È stato disgustoso. Successo un gran bel casino. Veramente è successa la cosa più brutta. Cioè non è più brutta, però una cosa brutta. Allora noi stavamo là sull'isola, ci stavamo divertendo e sono arrivati questi. E questi qua nella loro lingua hanno detto tipo: dovete andare, siete dei ritardati, non avete pagato. E perché noi non lo sapevamo. Cioè noi abbiamo visto un'isola gonfiabile in mezzo al mare e ci siamo andati sopra. Basta, non sapevo che si doveva pagare. E quindi ci hanno tirati fuori, ci hanno portati sulla spiaggia e hanno detto: paga. Noi abbiamo pagato.
E poi loro, non so perché, erano ancora incazzatissimi, ci hanno cacciati e hanno detto: se voi non ve ne andate, chiamiamo la polizia. Quindi non ritorniamo più a quella spiaggia, che è un bel casino. Guarda, sono vestito come una merda, c'ho questo schifo, questo cappelletto sempre sexy. Abbiamo fatto veramente a botte con loro, ci odiano a morte. Quindi mi sono fatto pure odiare qua in Croazia, a Dubrovnik. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Lasciate un bel like e iscrivetevi. Come sempre, veramente mi dispiace troppo che non sto editando io il video, lo sta editando sempre Tony. Quindi link in descrizione per il suo canale, per favore. E andate a seguire la mia cameraman, camera lady, quella che sta tenendo la telecamera. Ecco Ellie che si sta coprendo, andatela a seguire su Instagram. Comunque sul serio, quando ritorno in Italia, che sarà tipo l'inizio di settembre, mi rimetto subito a fare tutti i video e sarò così felice. Veramente, non vedo l'ora. Mio zio gioca con i Lego. I have these lucid dreams where I can't move a thing.